Ciao fiorellini fiorelline, oggi facciamo il video che parliamo di quello spirito con i capelli rossi che non so, ve l'ho raccontato, però voglio che vi racconto questa storia qua. E vabbè, comunque, poi quella con i capelli rossi la vedevano più mie figlie che io. Vi posso raccontare quello che mi dicevano loro, che sentivano loro, perché io quella con i capelli rossi non l'ho mai vista, mi sa, no, una volta. Io vedevo più altri spiriti dentro quella casa, perché mamma mia, sono spiritica quella casa. E niente, io adesso vi posso lasciare perché già questo, inizierà questo video dopo la sigla. E ciao, a dopo. Ecco, sono ritornata. Come vi dicevo all'inizio, cosa vi racconto di quella cosa spiritica di quella casa a Civita, a Via di Corte. Era Via di Corte, era il centro storico di Civita. E io appena sono andata dentro quella casa, quello faceva il muratore, mi ricordo, ho visto un uomo altissimo con un cappello nero e col una giacca lì, una roba così. Quello lì poi tante volte mi si aprivano le finestre o sbattevano le persiane o si aprivano le finestre che erano chiuse bene e mi si aprivano. Poi una volta sono andata io in camera mia, c'avevo un mio stanzino che era fatto un po' così, a pendenza così. Giù era più stretto, sopra era un po' più alto perché sopra questo stanzino di fuori di casa dove abitavo io ci stava le scale per quelli che abitavano sopra. Allora era così. Mi ricordo che stavo cercando una cosa dentro, avevo capelli lunghissimi fino a qua giù, era appena sposata, mi sa, stavo cercando una cosa là dentro. Non ancora, mi sa, non avevo le figlie e con una candela e questa candela non so, invece da fare la cosa così mi è venuta addosso e mi si sono bruciati i capelli e io ho fatto così per farli spegnere come se stavano a bruciare i capelli. E poi dopo, quando sono nate le mie figlie, una volta la mia figlia più grande c'aveva l'età castello. È stata buttata giù di sotto, giù per terra, è rimasta senza fiato. A noi ci hanno fatto volare fino sul soffitto perché i centri storici, non so se sapete che hanno un soffitto altissimo. Già qua c'ho il soffitto un po' altino perché non è una casa moderna, ma è una casa degli anni 80, questa qua, mi sa, una cosa del genere, o più, le più pure, più 70, non so, boh, non so di che anno è, però è abbastanza vecchietta, già è alta. I centri storici sono ancora più alti, ci stavano, i pezzi, quelli di legno, come si chiamano? Vabbè, quelli che reggono i muri, robe così di legno, grande così. E ci ha fatto volare da lì fino, meno male ci abbiamo azzeccato sul letto io e Guerino. E insomma, invece la mia figlia, quella più grande che stava più sopra, la cascata di sotto. Il periodo c'era papà e dopo aveva fatto una cosa più lunga come tutto il letto, invece quelle che compri c'è, cioè, un pezzo così e basta, non è che allora per non fare la casca, papà mi aveva fatto questo coso di ferro lunghissimo e se si appoggiava non cascava. E vabbè, comunque tante cose dentro quella casa sono successe e che vi racconto tante cose in quella casa. Poi sono andata ad un'altra casa per centro storico. Al centro storico sono
succedono queste cose perché il centro storico sono più vecchie, c'hanno secoli le case, tante cose, perché dopo a me sono dovuto andare via da quella casa perché era una casa pericolante, e perciò sono dovuta andare da casa, sono andata in un'altra casa più nuova, alla parte nuova di Civita. Poi dopo ci siamo comprati la prima casa, e per quella casa lì ci stava un mio mago, dice, che faceva le sedute, le robe così. E insomma, quella casa mi sarebbe ancora piaciuta a starci, però quel periodo facevo quella religione e quelli non volevano stare con quella casa perché era tanta spiritica. Però io non è che ci avevo paura lì. Invece Rachele lì sì, ha visto delle cose molto spaventose, il corridoio. Pure quell'altra casa, sia in quella casa sia in quest'altra casa, la notte c'era un movimento enorme, grandissimo, che trovavo sia quella prima casa dove si vedeva quella con i capelli rossi, o questa stanza, la seconda casa, sempre al centro storico. Però un'altra via, si trovava la notte, si sentiva rumore, e tutte le notti, tante volte, per esempio alla prima casa, dove si sa quella con i capelli rossi, trovavo la tavolino apparecchiato. Io la sera lavavo i piatti, pulivo tutto. E poi la mattina trovavo tutto apparecchiato con la tovaglia, non so come poteva essere questa cosa, con la tovaglia, e le sedie, e le forchette, i bicchieri sporchi. E poi trovavo pentole sporche, trovavo le sedie tutte spostate, che io la sera, prima di andare a dormire, davo una pulita, cioè camera, cucina, bagno. Non è che erano quattro persone, erano, le stanze erano abbastanza grandi, però era piccola come casa. Noi ci siamo sposati, eravamo in due persone, e poi vabbè, ci sono le due figlie, Rachele non c'era ancora in quella casa, e trovavamo tutte queste cose qua. Mie figlie vedevano questa con i capelli rossi, e che avevano grande paura. Pure per quello sono andata via da quella casa, perché loro erano molto attaccate da questa con i capelli rossi, e era molto pauroso. Poi si sentivano pure tante volte le catene, che camminavano con le catene, e ti si spostavano le cose mentre stavi, per esempio, lì. Insomma, era una casa molto pesante a viverci, ma se la so comprare due architetti, e mi hanno detto che pure, ancora dice che questi hanno problemi e hanno molte difficoltà a stare dentro la casa, non vanno d'accordo, ma tutte queste cose così, non lo so. Comunque, le storie sono sempre queste, io non ho altre storie, e mi dispiace per chi gli piace questo tipo di video, però io non ho altre storie da raccontare, e questa casa non ha tante presenze, tante cose per raccontarvi che può succedere, però sono cose così. Vi posso raccontare cosa, quando c'ho avuto il Covid, che stavo grave, abbastanza animazione intensiva, che c'avevo quei spiriti. Se volete, me lo scrivete qua sotto, io vi posso raccontare questa cosa qua. Però finché non c'ho altre cose, succedono altre cose, non c'ho altro da raccontare. Mia figlia non ha tempo, quella
di Leonora che c'è un altro canale, neanche fa i video sul suo canale, perciò non messa lei fa le collane, perciò le robe lì, poi va pure a scuola, perciò non c'ha tanto tempo come me che io non faccio niente perché sto sempre a casa e faccio niente, sto qua a casa e basta. E va bene, comunque poi io lo faccio per passatempo, lei c'ha altre cose da fare e non è che posso, gliel'ho chiesto però ha detto che non c'è tempo. E vabbè, io adesso vi posso lasciare perché è finito questo video. Ciao, al prossimo video. Mega bacio, per adesso qua che mi succede qualche cosa, ve lo dico. Se volete sapere quello dell'ospedale, che penso che ve l'ho già raccontato, però se lo volete sapere ve lo racconto, però penso che già ve l'ho raccontato. Non me lo ricordo, però penso di sì. Io adesso vi posso lasciare e ciao, al prossimo video.